riferire nel video è assolutamente vietato senza il mio esplicito consenso. I trasgressori saranno puniti secondo le norme di legge. Oh, che cazzo c'è? Stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Moto, c'è solo te. Sei passato, mi stavi tagliando la strada. Stai tranquillo. Oh, tutto a posto. È tutto, stai tranquillo. È tutto a posto. È tutto. Fra, stai fermo. È tutto. Ehi. Che cazzo c'è da suonare? Stai calmo. Cosa c'è da suonare? Stai calmo. Cos'è? Pensi che c'è la moto, c'è solo te? Sei passato, stavi tagliando la strada. Che cazzo tagliando la strada? Quando hai preso la patente? Ieri? Oh, tutto a posto. Cosa? Metti giù le mani, che cazzo vuoi? È tutto a posto. Metti giù le mani. Metti giù le mani. Fra, stai fermo. È tutto qui. Ehi, calmati, zio, calmati. Qua... Ci finisce in tempo. Va bene, sai che mi piace? Mi piace. Hai sentito? Mi piace. Sì, no, mi è piaciuta, devo dire che mi è piaciuta. Quello che avete appena visto è un esempio di una situazione che può accadere realmente. Ma non succede, ma queste cose succedono in America. No, può capitare anche per una banalità di questo tipo. Nella realtà non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Abbiamo cercato di farlo il più realistico possibile. Bene, oggi sono qua con Manuel Spadaccini, esperto di difesa personale. Ciao Azzurro, che mi combini? Ci spiegherà come comportarci. Dice tutto lui, io stesso non so niente, quindi ascolto con voi. Ciao a tutti ragazzi, anzitutto sono anch'io motociclista. Diciamo che quando siamo in moto siamo molto più vulnerabili rispetto a quando si litiga tra due persone in macchina, perché non hai l'abitacolo che ti protegge. Hai visto che sei veramente in balia di chi hai davanti. Scendete dalla moto subito, perché finché siamo in sella siamo estremamente vincolati nei movimenti. Tu non riesci neanche a schivarti, prendere distanze, non riesci a proteggerti. Scendete immediatamente. Ma l'aggressore è dal lato del cavalletto. Non importa, perché in questo caso il cavalletto è da questa parte. Io tiro giù il cavalletto e come vedete sono sceso dal lato opposto. Importantissimo, perché abbiamo la moto che ci protegge, fa da barriera. Quindi se lui ci deve aggredire deve fare il giro. E poi anche perché se fossi invece sceso dall'altro lato, come faccio a scendere verso di lui? Non lo posso fare. Anche se dovessi riuscire, mi ritroverei con la moto dietro, dove se lui mi spinge cado io, moto, mi faccio malissimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, scendete dalla moto dal lato opposto a dove si trova l'aggressore. Il casco può servire a qualcosa? È chiaro che qualcuno dice: ah, me lo tengo così mi proteggo. In realtà ci può essere. Perché ci mette i LED per andare in giro quel buco? I LED. Questo può essere un'arma. Il casco in realtà vi consiglio di toglierlo, perché è vero che ci protegge, però ci rallenta anche tantissimo nei movimenti, perché una delle regole del fighting è che la testa deve essere molto mobile. Se io vado a appesantire la testa con il casco sarò molto lento nei miei movimenti, rallenta un po' tutto il corpo. E poi se ti vanno ad afferrare nella mentoniera ti fanno veramente ballare come vogliono. Quindi assolutamente questa diventa un'impugnatura per chi ti vuole strapazzare, e ci potrebbe fare veramente molto male alla cervicale, ti può tirare in terra, fare quello che vuole. Quindi tiriamo giù il casco subito, e se dobbiamo utilizzarlo anche in estrema razza, perché potremmo essere anche chiamati a dover portare un colpo per fermarlo, evitiamo di caricare in questo modo, che è un colpo telefonato, mi scopro frontalmente, me lo tengo davanti, se c'è un problema, boom, lo butto sul petto, in casi estremi anche in faccia a chi mi vuole fare del male. E i guanti? I guanti invece teneteli su, ci proteggono nel caso dovessimo anche portare qualche colpo, eh? In casi estremi per difenderci ci proteggono e
rendono il colpo anche un po' più efficace. Comunque ci sono tanti accorgimenti su cosa fare quando siamo aggrediti in moto. Ho fatto un video specifico sul mio canale proprio su questo argomento, che io vi lascio qua in alto a destra. Tra l'altro il suo canale tratta difesa a 360 in macchina, a piedi, nel bar, in discoteca, in qualsiasi situazione. Io ne ho visti diversi dei suoi video, a parer mio davvero interessanti, perché come gli dicevo, inizialmente uno dice ma sì, tanto non mi succede. Poi però uno pensa ma se succede come mi comporto? E allora a parer mio ho trovato molto interessanti tutti i suoi video che trovate sul suo canale, che vi lascio ovviamente qua in descrizione. Meglio prevenire che curare. Esatto. Comunque Azzurro, se sono arrivati fino qui i tuoi follower si dice, se i tuoi iscritti sono arrivati fino qui, si meritano un consiglio top. Quindi adesso mostrerò loro quello che avrei fatto io se fossi stato aggredito qui al tuo posto, ok? Vediamo. Oh, allora? Che cazzo c'è? Oh, stai indietro. Grazie Giacomo, abbiamo spruzzato la versione da training dello spray peperoncino. Brucia? No. Rinfresca. Come vedete la priorità è sempre quella di scendere dal lato in cui non si trova l'aggressore. E poi da qui, se abbiamo la fortuna di avere uno spray peperoncino con noi, possiamo anche spruzzarlo, perché comunque siamo vulnerabili, non possiamo scappare perché lasceremo la moto incustodita, magari in cura con le chiavi dentro. Evitiamo lo scontro fisico, partiamo con lo spray e siamo tranquilli. Ovviamente quello che ho spruzzato a Giacomo è la versione da training del mio spray peperoncino Stay Safe. Questo è perfetto anche per i motociclisti, perché posso azionarlo tranquillamente con i guanti da motociclista. Un ultimo consiglio importante che ho da dare a tutti i motociclisti: anche se ci fanno girare le scatole, anche se magari qualcuno si comporta male in strada, lasciamo perdere. Ho visto qualcuno che magari dà il calcio alla portiera, all'automobilista, o gli colpisce lo specchietto, lasciamo perdere, perché quando siamo in moto siamo quelli che possono perdere di più, perché ci danno una spinta con la macchina, ci fanno veramente male. Loro lo sanno bene, perché molti dei miei video spesso mi arrabbio con quello che ha il telefono, mi taglia la precedenza eccetera eccetera eccetera, però avrete anche, spero, notato che spesso gli riempio gli insulti, suono clacson eccetera eccetera, ma senza mai arrivare a colpire lo specchietto. Wow. Quello che è, molti spesso lo dicono magari scherzando nei commenti, qualcuno magari se lo meriterebbe anche, ma mai arrivare a tanto. Mi limito ai clacson, ovviamente fate attenzione anche a quello, però mai arrivare a, come ha detto lui. Esatto, sagge parole, perché stare lontani da una persona con cui stiamo litigando, ed è in macchina, noi in moto, abbiamo solo da guadagnarci. Manuel, io ti ringrazio, te e il tuo team, per l'aiuto che mi avete dato per girare questo video. È un piacere Azzurro, grazie a te per essere venuto qui a trovarmi e avermi dato la possibilità di trovare spazio e parlare col tuo pubblico, quindi thank you. Lo facciamo. Grazie a te Azzurro, mi ha fatto molto piacere conoscerti, incontrarti. Aspetta, ci sa mai. Regalo mio. Stay safe.